Ormai quasi tutto è sostenibile, cioè, mettiamo l'aggettivo sostenibile a quasi tutto quello di cui parliamo, poi bisogna vedere quanto lo sono. Eppure la parola turismo per me mi mette un po' in difficoltà, nel senso che il turismo appunto di solito è un'attività di consumo del territorio, degli abitanti, delle pratiche, dei luoghi, quindi se è veramente sostenibile, forse una risposta c'è, però cosa intendo per sostenibile? Intendo intanto che ci sia un coinvolgimento vero delle realtà, ossia che non ci sia un'associazione, una guida, un qualcuno che dal centro va in periferia a vedere lo zoo e a mostrare lo zoo, ma che magari invece venga fatto un empowerment, diciamo, degli abitanti, cioè che sia qualcosa che nasca lì. Quindi questa è la cosa un po' più difficile da creare, anche perché di solito si dice uno va ad attivare questi luoghi, ma insomma, secondo me è più facile andare lì a cercare, andare a vedere se ci sono delle persone che già hanno delle inclinazioni, delle associazioni che già cominciano a lavorare sul territorio, dal territorio, più che immaginare di prendere dei turisti che arrivano a Fiumicino con dei flyer e dirgli ti porto al Campo Rom. Primo, non funzionerebbe, ma comunque sia, insomma, deve essere forse un Rom che decide come, quando fare entrare delle persone là dentro e cosa raccontargli. Quindi forse non tutti sono neanche pronti ad entrare in un Campo Rom e hanno bisogno di fare prima un percorso loro. Quindi, come fare un turismo in luoghi periferici? Beh, periferia vuol dire anche qui tutto, perché a Roma periferia vuol dire anche ancora archeologia romana, andare a vedere le bellezze degli acquedotti e delle rovine romane in periferia. Certo, quello è facilissimo, insomma, se ci sono già le guide, i percorsi. Però se uno vuole entrare un po' più a fondo, nella parte un po' più sommersa di quello che è il territorio, secondo me deve essere un esperto in qualche modo, cioè uno che ha già questa inclinazione, che già lo fa a Barcellona, a Città del Messico, a New Delhi o a Londra, e allora vuole conoscere un certo tipo di modo in cui si abitano appunto le marginalità. Se no, appunto, far consumare delle persone che hanno mezzo pomeriggio per andare a vedere qualcos'altro oltre che il Colosseo, ecco, lo eviterei. Secondo me vanno fatte intanto delle operazioni di scouting, cioè di lettura del territorio, di andare a vedere quali sono le associazioni, quali sono, se ci sono dei personaggi particolari, appunto dei cantastorie, degli artisti, secondo me sono le persone migliori che possono accompagnare e far penetrare, diciamo, con profondità estetica e poetica un territorio. Come farlo? Ci vuole un sacco di tempo da perdere, cioè, bisogna perdere un sacco di tempo lì, mettersi a bar, chiacchierare, osservare, stare fermi, guardare che succede, trovare la persona giusta. Insomma, non c'è una ricetta vera e propria, no? Per andare a scoprire il territorio. Secondo me perderci molto tempo è la metodologia migliore. E poi camminare, perdersi, inciampare, entrare di nascosto in alcuni luoghi, conoscere le persone. Io dico sempre appunto cercare di prendere la città di sorpresa e di farsi sorprendere dalla città, è come creare degli incontri fortuiti, insomma. Dopodiché portarsi delle persone dietro è sempre un po' rischioso. A Roma ci sono molti gruppi che fanno questo. Secondo me ci vuole un vero incontro.
sedersi a tavola, mangiare insieme, poter scambiare con degli abitanti, anche se questo è il format, no, tra sardi si dice pranzo col pastore, cioè Esatto. vendere una cosa, un'esperienza che poi è falsa, diciamo, perché poi il pranzo col pastore si scopre che si fa tutte le settimane, 2 o 3 volte a settimana, capisce che quel pastore è un attore alla fine, non fa manco più il pastore, organizza pranzi per turisti. Quindi, ecco, cioè una vera esperienza uno se la deve un po' costruire da solo. Cioè, io il consiglio che darei è non organizzarli, ma sperare che ognuno si faccia il suo giro e abbia la capacità di entrarci. Poi è chiaro che, insomma, è sempre bene avere almeno un nome di una persona da andare a cercare. Quella è la chiave, comunque, entrare in un quartiere. Secondo me deve essere una persona che lavora lì, cioè che lavora con le persone, che questo lavoro non lo fa solamente nel portare delle persone lì, ma nel far crescere quel territorio in diverse maniere. Insomma, deve essere un attivista, una persona impegnata nell'empowerment di un territorio, perché se fa solo da guida, diciamo, non sa neanche bene di quello che si parla. Perché andare a vedere non è il tutto, cioè con gli occhi non si capiscono le cose, se non c'è qualcuno che racconta, qualcuno che spiega, qualcuno con cui incontri e puoi avere una relazione vera, diciamo, se poi esiste la realtà e la verità. Però il progetto su cui sto lavorando adesso è, che si chiama Circo, casa irrinunciabile per la ricreazione civica e l'ospitalità, è di andare nelle periferie, ma anche nel centro in realtà, a riutilizzare il patrimonio dismesso. Quindi ci sono, che ne so, le autorimesse degli autobus, dell'ATAC, delle caserme abbandonate. A Roma ci sono 68, 67 cinema chiusi e abbandonati, ospedali, insomma tutto ciò che oggi è chiuso ed è in abbandono e che è un problema, metterlo insieme ad altri problemi, quali appunto l'accoglienza dei migranti, gli studenti fuori sede, cioè tutti quelli che sono abitanti temporanei della città. E in questo ho sempre pensato che, siccome non puoi fare solo servizi e quindi nessun reddito, che questi luoghi ibridi in cui vivono persone diverse e si scambiano competenze tra di loro potessero essere controbilanciati economicamente dal turismo, cioè che parte di questi nuovi condomini interculturali potrebbero diventare anche Airbnb di persone che poi però gli interessa svegliarsi e far colazione con un africano o insomma un musulmano o degli studenti. Insomma, penso che ci sia un certo tipo di turismo che potrebbe essere incuriosito dal non andare in un Airbnb qualsiasi o in un hotel del centro o in un ostello per studenti, ma di voler vivere un'esperienza vera calata in una realtà dove abitano persone diverse. E secondo me quello potrebbe funzionare anche come, diciamo, parte remunerativa di reddito per qualcosa che poi invece offre servizi, perché poi non puoi affittare una camera allo stesso prezzo a un turista e a un migrante, no? Certo. È evidente. Quindi c'è Certo. qualcuno che deve pagare anche la parte del migrante. E secondo me sì, cioè se io andassi in una città, non lo so, nel mondo, adesso non mi viene da dire dove, e sapessi che posso andare in un posto strano in cui incontro artisti, migranti, studenti, vecchi e bambini, e che succedono ogni giorno delle cose strane, volentieri andrò a dormire lì, insomma.
Sì, sicuramente io non sono contrario al digitale, alla tecnologia. L'importante è che appunto che non tentino di svelare tutto, insomma, cioè la difficoltà di tutto questo è di come non consumare il territorio, di come non consumare le comunità e esporle appunto attraverso la mappatura digitale, poi è un attimo. Che poi quindi dovrebbe essere capace di, che ne so, di dare indizi, ma non di spiegare tutto, di essere più di produrre desiderio più che non è difficile questa domanda. Esatto, cioè mettere, esatto, questo volevo dire fondamentalmente. E dopodiché, non lo so, cioè, la tecnologia non è un male in sé, è come la si usa. Per esempio, oppure hai un nome di una persona da cercare perché quello è il vecchietto o il matto del villaggio da cui partire per un. Insomma, sì, insomma, cercherei di farlo in modo un po' più creativo che non quello, sì. Il Pantheon. Dunque, secondo me tanto è Roma Est, la città di Roma più interessante. In quel triangolo, diciamo, tra l'Appia e la Prenestina, quindi prendendo dentro la Tuscolana e la Casilina, cioè lì ci sono, intanto c'è la più alta concentrazione di migranti, ma soprattutto c'è uno sfilacciamento urbano, per cui in realtà la città è piena di vuoti, di marane, per dirla alla romana. Cioè lì c'era per esempio tutto il progetto dell'area SDO, del sistema direzionale orientale, dopo la tangenziale, che oggi è una parentesi di ancora pecore, pollai, baracche, e poi la città ricomincia dopo un po'. Quindi in quella zona, diciamo, c'è la parte più informale della città, c'è un abitare temporaneo, c'è una quantità di persone diverse, basta prendere un tram per l'appunto e incontrare tutto il mondo salvo dei romani. Non mi viene un posto proprio in particolare, ti direi il Parco degli Acquedotti perché attraversa un po' tutto, una lunga passeggiata lungo gli acquedotti è sempre. Perché poi gli acquedotti intersecano la città in vari punti, quindi ti permette anche di leggere diversi tipi di tessuto urbano, diversi tipi di società, di abitanti. Che ti posso dire? Secondo me le occupazioni abitative oggi sono un posto interessante da vedere a Roma, ne posso consigliare tre. Che sono Porto Fluviale, che sta qui vicino a Ostiense, che è Spin Time e Metropolix, che sta sulla Prenestina per l'appunto, perché sono dei luoghi che sono stati capaci di, per quanto illegalmente, però di costruire delle pratiche dell'abitare diverso a Roma, e quindi sono luoghi dei veri condomini interculturali dove vivono arabi, sudamericani, europei insieme a famiglie italiane, insomma, sono secondo me piene di quello che sarà la vita nei prossimi anni. Credo che i bambini che sono cresciuti lì sono molto più pronti ad affrontare il futuro dei nostri figli, insomma. Quindi penso che quello, sa, se uno vuole vedere un po' dove sta andando la città, credo che quelli siano dei posti interessanti da vedere e sono peraltro di solito aperti allo scambio, all'incontro. Sono dei luoghi che, anche seppure nati dall'antagonismo politico più forte, in realtà hanno una capacità di aprirsi e di farsi leggere dalla città. Insomma,
Secondo me quelli sono i posti più interessanti. Il campo Rom è un'esperienza che secondo me va fatta perché comunque Ah, beh, esistono. mi ci hai portato tu, quindi. Roma ha varie facce, uno può cercare anche i casinò di via Tiburtina perché gli interessa spendere e perdere soldi o i luoghi della prostituzione, ma ci sono i luoghi pasoliniani, invece quelli più così dei film di Pasolini, di Mamma Roma, di Accattone, che uno pensa che siano spariti e che si sono semplicemente spostati un po' più in là. E poi ci sono le baracche, ci sono ancora, Eh sì. insomma, se uno vuole andare a vedere come vivono oggi. Però appunto, che fai? Porti un gruppo di turisti a vedere i baraccati? No, oppure sì, perché sai come entrarci, sai come relazionarti, però anche il tipo di turisti che porti forse devono essere quelli che non tirano fuori subito la macchinetta fotografica e cioè, ci deve essere proprio un'educazione. Il mondo non va in quella direzione. L'urbanistica non ha più nessun peso rispetto ai flussi finanziari, economici. Cioè, se ti faccio un esempio stupido, ma insomma, se si decide di fare un grande centro commerciale in un certo quartiere dove ci sono appunto delle comunità che vivono lì da tanto tempo e che vanno forse protette, eccetera, ma arrivano i soldoni, insomma, tutta l'occupazione. No? E quindi c'è tutta una retorica. Alla fine un flusso di qualche miliardo, qualche centinaio di milioni che cala su un territorio, nessun sindaco, nessun amministratore è capace di dirgli di no, pure se nessun urbanista l'ha previsto, o non è nel piano regolatore certamente, però insomma. Queste cose sono capaci di sconvolgere completamente un tessuto, una città, una comunità. E quindi a che servono gli urbanisti? Non lo so. Cioè, in questo mondo in cui tutto viene deciso dalle multinazionali, è molto difficile. Cioè, l'urbanista si deve cominciare a occupare delle parti residuali, oppure fare opporre resistenza a quest'altra urbanistica che arriva così dal neoliberismo. Quindi è un urbanista, cioè l'urbanistica responsabile è oggi un'urbanistica di resistenza e di invenzione, di creatività, di altre cose che possono succedere nella città, a prescindere da quella roba lì.